Eccoci qua, Pasquale Viscanti, ai microfoni di IA Spiegata Semplice. Ciao Giacinto, Giacintissimo come mi piace Giacintissimo. chiamarti. E allora, ascoltatori di questo podcast, come state? Ma stanno benissimo, anche perché in una community così, fatta di manager, di imprenditori curiosi che vogliono innovare le proprie aziende grazie all'intelligenza artificiale, come vuoi che si stia? Si sta in un ambiente frizzante, ecco, così me lo immagino. E oggi ancora di più perché, insomma, apriremo le finestre, e guarderemo questo mondo anche dal punto di vista legale, di come è giusto utilizzare i dati raccolti che sono la base di un algoritmo di intelligenza artificiale, ma non lo facciamo con, sai, che dire, pizze e fichi, insomma, una cosa del genere, ma. Anche oggi abbiamo un grande ospite, ma non è che vi stiamo abituando con tutti questi grandi ospiti, eh? Oggi abbiamo un grande ospite, nonché un altro pazzo furioso come noi, che gli piace fare il podcaster e tante altre cose. Con chi siamo oggi, Giacinto? Oggi siamo con Guido Scorza, che è un consulente e un consigliere anche dell'autorità per la protezione dei dati personali. Ciao Guido, ben arrivato. Ciao, grazie mille per l'invito. No, Ciao Guido. grazie a te per averla accettato più che altro. Allora, raccontavamo di questo podcast, io partirei di lì, insomma, Eh sì. che governare il futuro, ogni giorno 3 minuti per raccontare qualcosa sul futuro e su come funziona anche a livello legislativo e normativo a volte. Ma è una folle idea di quelle che ti prendono, per lo più credo durante il lockdown. Bisognerebbe fare una ricerca seria di quanto si sono impennate le idee folli nel periodo di lockdown, un po' in tutti i contesti. Stai chiuso dentro casa, la socialità un po' ti manca. A un certo punto dicevo, tutto sommato, posso provare a raccontare quello che penso così. Bello. La cosa più divertente di quel podcast, secondo me, è il titolo. E il titolo è anche la cosa alla quale sono più legato, perché è veramente l'idea di pensare ad un futuro che nessuno di noi può fermare, in particolare quando si parla di nuove tecnologie, ma insomma di intelligenza artificiale più che di ogni altra tecnologia, ma che in ogni caso va governato, perché sì, lo puoi lasciare andare, ma rischi di pagare un prezzo poi salato in È termini di vero. società. E quindi la scommessa è tutta questa, è riuscire a governare le nuove tecnologie in maniera sostenibile da tutti i punti di vista, che sia il mercato o che sia la democrazia. Beh, parleremo, Pasquale, durante questo episodio del nostro podcast di tre eventi dell'ultimo periodo legati alla gestione della privacy e all'intelligenza artificiale, nello specifico nel mondo della medicina d'iniziativa, del riconoscimento facciale e infine anche del deepfake. Quindi tieniti attento per una ventina di minuti perché tratteremo questi tre argomenti. Una domanda, intanto, Guido, come ci sei arrivato all'autorità garante della privacy? Che si fa? Ci si manda un curriculum? Che si Do fa? dove dobbiamo mandare il curriculum? No, no, magari qualcuno fosse interessato, insomma, per noi. Diciamo che la certezza è che chi mi ha scelto, cioè il Parlamento, il 14 luglio di quest'anno, perché i quattro componenti del collegio sono eletti dal Parlamento, due dalla Camera o due dal Senato, non aveva sentito il podcast e non sapeva che ne facevo uno. Quindi, al netto di questo, poi in effetti la selezione è proprio per curriculum, per quanto strano possa Vedi? sembrare, soprattutto nel nostro Dai. paese, quando il nostro mandato dura 7 anni, quando scadono i 7 anni, l'autorità garante lancia una call per curriculum, le camere raccolgono i curricula di chi è interessato a investire 7 anni della propria vita in questo tipo di attività. Dopodiché il Parlamento, appunto, due Camere e due Senato, elegge i quattro componenti che si ritrovano poi qui dentro a provare a governare la privacy, per fortuna non da soli, ma con un C'è un team, ufficio da immagino. 120-130 persone, Wow. pochi, Beh, pochissimi infatti. rispetto alle dimensioni della privacy, però insomma, oggettivamente oggi molto qualificato. Ma infatti, Guido, mi viene proprio da pensare che è un momento tosto per lavorare su questo settore, no? Visto che ecco, no, non guardiamo solo l'intelligenza artificiale, ma in generale tutti questi dati che adesso in rete davvero sono tanti, e poi tra l'altro in un paese come l'Italia, in una comunità come quella europea, dove c'è molta attenzione, quindi forse in questo periodo più che mai c'è una grande, come dire, sensibilità al tema, no? È un momento lungo, per la verità, di enorme tensione tra
evidentemente lo sviluppo tecnologico e la tutela della privacy. La privacy ha due anime, ecco, questo è un tema che probabilmente sta a cuore a molti dei vostri ascoltatori, in particolare agli imprenditori. C'è un'anima che è per tutti quanti molto chiara, cioè è il dato personale come bene giuridico che viene scambiato sui mercati, no? Cioè Facebook che ti fornisce gratuitamente, tra virgolette, un servizio a fronte della possibilità di fare poi business sui tuoi dati personali. C'è un'altra anima poi della privacy, che è quella della privacy come diritto fondamentale dell'uomo. Quindi diciamo una roba un po' più seria, prossima alla, non lo so, libertà di parola, tanto per dirne una, o al diritto alla salute, per stare a un tema del quale parliamo poi più tardi. E tutte e due, ecco, il bilanciamento tra queste due, quanto lasciar fare al mercato, pur sempre ovviamente nel rispetto dei singoli, e quanto dire che non appartiene né al mercato né al governo per certi aspetti, perché ha un impatto talmente tanto forte, talmente tanto prepotente sulle persone, che è qualcosa che, in relazione alla quale devi semplicemente alzare le mani e dire: qui non tocco nulla perché rischio di far danni. L'intelligenza artificiale, l'impatto sulle nostre vite, diritti e libertà. Questo è il titolo del tuo ultimo libro, che è uscito, credo, a fine ottobre, no? Vuoi raccontarci un po' cosa ti ha spinto a raccontarlo tutto in un libro? Ma quella è una idea di Alessandro Longo, che è un giornalista, un divulgatore di tecnologia, e che in realtà ha avvertito, girando l'Italia, quando ancora lo si poteva fare consumando le suole delle scarpe, come dicono i giornalisti, un'esigenza, cioè intorno alla quale ci siamo trovati, cioè quella di non considerare, ma questo voi l'avete capito tra i primi, di non considerare l'intelligenza artificiale come un tema per geek, per addetti ai lavori, per iper specializzati, ma considerare l'intelligenza artificiale come parte integrante di un bagaglio di conoscenza di base, che tu voglia essere un imprenditore, che tu voglia fare il professionista, che tu voglia essere un comune cittadino, devi avere con te, perché l'impatto di questa roba, qualsiasi cosa buttiamo dentro l'espressione intelligenza artificiale, sarà per certo nei prossimi 5-10 anni, ma insomma qui le cose vanno accadono di corsa, probabilmente più prepotente di quanto non sia stato quello di internet, che è più capillare nella sua diffusione. Quindi il libro è veramente un'intelligenza artificiale e istruzioni per l'uso, non sempre spiegato semplice come fate voi, ma insomma spiegato nel modo più semplice possibile per un giornalista e per un avvocato, cercando di mettere in fila quali sono le straordinarie opportunità, ma quali sono anche i rischi che ad ogni scelta che ha a che fare con l'intelligenza artificiale ti trovi davanti. Beh, sicuramente tu ne sarai a conoscenza dell'esperienza estone, di questo piccolo paese europeo che davvero è il più avanti nella consapevolezza dell'importanza dei dati, no? Addirittura c'è un ministero della gestione dei dati e i cittadini vengono formati anche a partire dalla scuola all'importanza di cercare un consenso piuttosto che no, a controllare cosa c'è all'interno dell'informativa. Insomma, addirittura c'è un'app che tende a monetizzare per il cittadino l'utilizzo che le aziende ne fanno nel trattamento dei propri dati. Insomma, è vero, hanno 1,5 milioni di abitanti, è un paese piccolissimo, però è un'ottima esperienza che può davvero prendere, da cui poter prendere spunto. Lo state guardando in qualche maniera? Guarda, quando avremo finito questa esperienza tra 7 anni, quando il vostro podcast avrà cambiato nome, vi abbiamo spiegato l'intelligenza artificiale nella maniera più semplice possibile, magari ne riparliamo. Io sono assolutamente convinto che la missione che come istituzione noi abbiamo, quella più importante di tutte, è riuscire a raccontare la centralità del dato nella vita della persona e dell'impresa. Purtroppo è assolutamente poco nota. La privacy viene il più delle volte percepita come un adempimento, come una formalità, come adesso devo leggermi l'informativa o devo mettere un flag, a seconda naturalmente del punto di vista. Insomma, l'impresa la vive come un vincolo, potrei fare tanto di più, ma invece c'è la privacy. Il cittadino la vive come un fastidio, perché dice: tanto in ogni caso da qui a qualche istante i miei dati glieli darò, potrei fare a meno di leggere. Eppure in realtà, soprattutto in una stagione come questa, soprattutto attraverso algoritmi e big data,
ogni volta che diamo via, che cediamo un dato, alimentiamo un motore ad una dimensione che progressivamente saprà di noi più di quanto molto spesso sappiamo noi stessi. Ecco, insomma, ormai lì fuori ci sono degli algoritmi, o più che degli algoritmi, delle macchine diversamente intelligenti, come spesso le chiamo io, che in effetti sanno come io sono in grado di immaginare come io sceglierò, cosa io sceglierò davanti a un bivio, mentre se tu oggi me lo chiedessi ti direi boh, non lo so. Ecco, loro già sapevano che quando mi avrebbero proposto di fare il garante per la privacy avrei detto sì, mentre io ero lì con mia moglie che dicevo ma sono pazzi, mollo tutto dopo 25 anni e vado a fare il garante per la privacy. Per cui insomma, effettivamente dobbiamo pensarci oggi, perché domani è tardi. La coscienza decisionale, vai. Infatti, Guido, a proposito di algoritmi, dai, proviamo insomma ad entrare nel vivo di queste tre news oggi qui nel podcast. Nella sanità, il garante della privacy chiede tutele extra per i pazienti a rischio, e vediamo qui il caso della provincia autonoma di Trento, dove il garante della privacy ha chiesto modifiche rispetto alla regolamentazione sulla medicina, e l'iniziativa appunto con l'utilizzo di intelligenza artificiale, big data, quindi di provare a dare, come dire, un certo anonimato, no, dei dati. E quanto può quindi, come dire, essere utile l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questi casi, però dobbiamo dare una, come dire, dobbiamo provare a rendere comunque tutto anonimo. Ecco, è un contrasto o è qualcosa che può andare di pari passo? L'efficacia delle AI in questi casi è minata dal dare, come dire, un certo anonimato, o possono convivere queste due cose? Ma io sono abbastanza convinto che possano e che debbano convivere. Il regolamento generale sulla protezione dei dati, quello di cui molto spesso leggiamo in giro come GDPR, in realtà è tutta la disciplina sulla privacy, non è, salvo poche eccezioni, una disciplina di divieti, è una disciplina piuttosto di vincoli, di indicazioni sul come fare le cose, non sul se farle o se non farle. Il se appartiene normalmente all'imprenditore, o appartiene, nel caso della salute, evidentemente al governo, che con proprie scelte appunto decidono che qualcosa è opportuno farla e qualcosa no. Quello che fa la disciplina sulla privacy intervenendo in queste materie è dare delle indicazioni sulle modalità attraverso le quali farle, al fine di contemperare l'utilizzo della tecnologia, degli algoritmi, nel caso appunto di cui stiamo parlando, della salute, con la privacy con la privacy del singolo. Ecco, dobbiamo in qualche modo immaginarci, questo credo che sarà sempre più vero nel dominio dell'intelligenza artificiale, la privacy come un vincolo di progettazione. Non c'è modo per richiamare all'ordine un robot al rispetto della privacy una volta che sono state date alcune istruzioni, che quell'algoritmo è stato pensato, mentre è tanto 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 più facile immaginarsi che, come in questo caso ad esempio, la pseudonimizzazione piuttosto che altro tipo di vincolo venga inserito, inoculato nell'algoritmo come semplicemente qualcosa o una direzione verso la quale quell'algoritmo in ogni caso non deve andare. Qua la domanda da porci è relativamente semplice, nel senso che se noi accettiamo l'idea che il fine giustifica i mezzi, naturalmente diciamo che l'intelligenza artificiale oggi, e sempre di più evidentemente domani, offre delle potenzialità straordinarie che vanno lasciate esplodere in tutta la loro forza. Però in una società auspicabilmente democratica come quella nella quale andiamo a vivere, in realtà il fine giustifica i mezzi è un principio machiavellico vecchio di qualche secolo e superato da un po' di principi democratici che nel frattempo si sono
etici che nel frattempo si sono affermati, quindi noi non possiamo accettare l'idea che tutto quello che è tecnologicamente possibile è anche giuridicamente lecito e democraticamente sostenibile, perché non ho nessun dubbio che quell'algoritmo, per stare alla medicina preventiva d'iniziativa, quella della quale si discute ad esempio in quel provvedimento, abbia una o possa avere una straordinaria efficacia nel curare qualcuno e quindi nel garantire a qualcuno il diritto alla salute, che è un altro diritto fondamentale dell'uomo, esattamente come il diritto alla privacy. Il problema è riuscire a fare in modo che questa scommessa sia vinta, che quell'applicazione di intelligenza artificiale sia efficace senza esporre ad un rischio eccessivo la privacy del singolo. E quindi, se mi rendo conto, e questa è oggettivamente una valutazione che noi facciamo molto spesso nel quotidiano, che nel programmare quell'algoritmo posso raggiungere più o meno lo stesso identico risultato sulla base di dati che, anziché essere personali e in chiaro, sono pseudonimizzati e quindi incapaci almeno direttamente di ricondurre talune informazioni ad una persona fisica, io devo certamente imboccare questa strada. Quello è il senso di quel provvedimento, ma quello è anche il senso, per stare ai bruttissimi mesi che stiamo vivendo dal punto di vista della pandemia, di tutti gli interventi di questa autorità, ma di tutte le autorità in giro per l'Europa, per esempio sulle app di contact tracing e così via. Il problema è sempre quello, è il bilanciamento, cioè non dire non fare contact tracing, ma dire: se per fare contact tracing non ti serve sapere il nome e il cognome di una persona, non usare il nome e il cognome di una persona, perché dopo che hai ammassato da qualche parte quelle informazioni, quei dati restano, quei dati esistono, sappiamo che sono persistenti nella dimensione digitale, e cosa potrebbe accadere nessuno di noi, certo. Nessuno di noi lo sa. Quindi il nostro è quasi sempre un intervento preventivo e di bilanciamento. Se non ti serve, non lo usare. Beh, è importante quello che dici, perché ci dà la possibilità a te, imprenditore, che stai ascoltando in questo momento questa puntata e che magari stai immaginando di realizzare un progetto all'interno del quale inserire l'intelligenza artificiale. Fermati un attimo, perché così come ti serve un chief sales officer piuttosto che un project manager del progetto, ti servirà un chief data officer. Sì. Ti servirà una società oppure una persona che è esperta nella gestione dei dati, che conosce perfettamente, a menadito, quello di cui ci sta parlando in questo momento. È importante poterlo sapere per evitare di andare incontro a inconvenienti che possono essere poi blocchi del progetto, perché magari ci si rende conto, no Guido, del fatto che è stato progettato male, non era by design. Insomma, fermatevi, non c'è soltanto il business. Peggio ancora, esatto, peggio ancora sanzioni. O sanzioni, perché insomma poi si arriva anche sul penale in questo caso. A me diciamo non piace tantissimo imporre la privacy per sanzione. Oggi naturalmente le sanzioni esistono, sono anche molto salate. Ciò di cui invece sono profondamente convinto è che in realtà dentro la nostra disciplina, dentro la privacy, c'è anche la qualità del dato. Cioè tutelare la privacy significa tutelare la qualità dei dati, significa garantire l'esattezza di quei dati, la piena utilizzabilità di quei dati, e questo ha un valore imprenditoriale enorme. Quindi se un imprenditore domani mi chiedesse: ma perché dovrei rispettare la privacy? Non gli risponderei nemmeno che deve rispettare la privacy, perché se non lo fa va incontro ad una sanzione, il che è vero, oggi 2-4% del fatturato, quindi c'è ben poco da scherzare, ma in realtà gli direi che se rispetta la privacy, rispettando la privacy by design, by default, in realtà riesce, fa più business, guadagna di più, cioè i suoi dati hanno un valore completamente diverso sul mercato. Siamo perfettamente d'accordo e con questo mi collego alla seconda news di cui volevamo parlare insieme a te, che fa riferimento invece al riconoscimento facciale. Ci sono stati anni in cui si impiantavano telecamere in tutta Italia, per la sicurezza chiaramente di noi tutti, soprattutto a seguito degli attentati, insomma c'è stata grande attenzione alla sorveglianza. Successivamente, con l'implementazione di algoritmi di computer vision che permettono di riconoscere il volto di una persona, certo ci sono stati grandi vantaggi proprio nella lotta alla criminalità, insomma sono stati risolti un sacco di guai. D'altro canto però ci sono le persone, delle associazioni che stanno nascendo, che dicono: sì, va bene, ma attenzione, perché quando ci sentiamo osservati non è detto che le cose le facciamo meglio, insomma, e quindi recriminano il proprio diritto all'oblio della propria faccia da una telecamera. È paradossale, però anche qui tu intravedi il principio
principio di prima, quello del bilanciamento dell'interesse? Ma assolutamente, assolutamente sì, è sacrosanto il diritto di chi rivendica la libertà di muoversi senza essere osservato, pur non avendo niente da nascondere. Uno dei ritornelli peggiori, di cui però la gente tende poi a innamorarsi, a ripeterlo senza nemmeno fermarsi a riflettere, è: ma chi se ne frega della privacy, tanto io non ho niente da nascondere, o male non fare, paura non avere, l'abbiamo sentito ripetere molto spesso. Non è così, nel senso che chiunque di noi ha legittimamente un pezzo della sua vita che è intima, che è segreta. Per ciascuno di noi è qualcosa di diverso, è quello che facciamo nel bagno, è quello che facciamo in camera da letto, è l'infilarci il dito nel naso quando nessuno ci guarda. Ognuno ha, diciamo, il suo pezzettino di vita, di vita segreta, e se non c'è ragione per chiedergli di rinunciare a quel pezzo di vita, lì nessuno dovrebbe chiederglielo. Nel caso dell'applicazione di riconoscimento facciale, dell'intelligenza artificiale applicata al riconoscimento facciale, credo che ci sia un pezzo in più di verità, cioè oggettivamente ormai esistono un numero di studi enormi in giro per il mondo che ci dicono che questa tecnologia oggi non è matura. Magari lo sarà tra 6 mesi, magari lo sarà tra 1 anno, ma oggi il rischio di bias, di discriminazioni, di limiti è molto molto alto. E quindi naturalmente non me ne faccio nulla di riconoscere qualcuno con il rischio al 50, 60 o 70% che però non sia lui. Tanto vale che aspetto, riconosco in maniera più importante la libertà dei cittadini, arriverà un giorno in cui la tecnologia sarà più matura e spero che quel giorno nessuno dica che se c'è una reale esigenza di sicurezza non si possa usare quella tecnologia. Però oggi probabilmente non è il momento, tutto qui. A fine 2019 addirittura Amazon ha ritirato dal commercio il suo software di riconoscimento facciale, che aveva praticamente venduto in tutti gli Stati Uniti, no? Sì, sono tantissime le grandi città americane che hanno già bannato l'utilizzo per fini di sicurezza pubblica dell'intelligenza artificiale. Insomma, è un dato oggettivo che in alcuni casi non è ancora matura. Nessuna sorpresa, insomma, ecco, sapete perfettamente che questi strumenti, tra l'altro, hanno bisogno di apprendere come fossero ragazzini, quindi 10 anni dopo avranno un'esperienza diversa e saranno in grado anche di essere gli occhi elettronici in giro per le città. Oggi forse è presto. E mi permetto di segnalare agli ascoltatori, magari poi Pasquale ti lascio la terza news, l'applicazione nell'ambito di sicurezza anche di algoritmi di intelligenza artificiale che sono utilizzati per esempio dai poliziotti in questo momento nelle principali città italiane, Napoli, Roma, Bologna, Venezia, nelle città turistiche dove avvengono molti reati del patrimonio, quindi scippi, rapine, eccetera, algoritmi predittivi grazie al deep learning che danno la possibilità al poliziotto di poter sapere in anticipo il momento in cui si sta per verificare un reato, un micro reato, no? Insomma, e sono esperienze di realtà italiane che stanno dando una grande mano a vincere la lotta contro la criminalità organizzata. Pertanto non c'è bisogno sempre di un riconoscimento facciale. Facciamo lavorare gli algoritmi, che ne sanno tanto. Che ne sanno tanto. Che è meglio. E qualche volta invece ci fanno, come dire, qualche sgradevole sorpresa. Non so se vi è mai capitato, io ne ho visti a valanga, di quei video strani. Dici, ma veramente ha detto questa cosa, questo politico, questo attore, no? Questo non video di Obama che racconta una barzelletta un po' strana, piuttosto che magari se vogliamo cadere anche in cose un po' più gravi, qualche personaggio famoso senza veli. Sono video veri? No, sono dei video fake, e qui c'è un importante intervento anche del garante della privacy, proprio per cercare di scovare e comunque darci un po' le linee guida per non cascare in questi tranelli. Guido, ti è mai capitato di affrontare questo tema? Come funziona questo deepfake? Diciamo che l'intelligenza artificiale, tra tanti meriti, ha anche quello di confondere il confine tra il vero e il falso, di far apparire vero ciò che è vero, ciò che è vero non è, e naturalmente con questa abilità di alcuni algoritmi dobbiamo necessariamente fare i conti. Tra questi algoritmi ce n'è l'ultimo del quale ci siamo occupati, uno in particolare, questo DeepNude, che ha una sua caratteristica tutta quanta particolare, cioè di fatto
spoglia le persone naturalmente raccontata in maniera figurata per immagini, ovvero fa quello che ieri si sarebbe chiamato fotomontaggio, perché prende la faccia di una persona e ci appiccica sotto un corpo nudo. Solo che non lo fa con la colla. Non lo fa con la solo colla. Che non lo fa con la colla, non lo fa nemmeno con gli effetti speciali di un Photoshop, diciamo, di una volta, per cui se hai un minimo l'occhio allenato riesce a rendertene conto, lo fa ricreando nella maniera più verosimile possibile esattamente quello che sarebbe stato il corpo nudo di quella persona se mai si fosse spogliata. Noi siamo intervenuti di recente, abbiamo aperto una istruttoria nei confronti di Telegram perché una di queste applicazioni girava per l'appunto su Telegram, perché evidentemente la potenzialità lesiva è enorme, nel senso che immaginiamocela semplicemente una roba del genere a girare tra ragazzini di 14 o 15 anni, probabilmente per gioco tirano giù la foto nuda della loro compagna di scuola che in realtà non si è mai spogliata, e un attimo mandarla in giro, però poi la vita di quella persona è rovinata per sempre. Ora, siccome sono gli imprenditori il target principale al quale ci rivolgiamo oggi, l'imprenditore, lo sviluppatore che ha lanciato per la prima volta questo algoritmo naturalmente non l'ha fatto per mettere in giro qualcosa che potesse danneggiare il prossimo, ma l'ha fatto semplicemente perché è il risultato di una sua ricerca, certo. Si è affrettato subito dopo a ritirarlo. Ecco, qui credo che veramente l'invito debba essere quello a pensare sempre, prima di buttare sul mercato qualcosa, agli usi secondari, perché ci può essere l'idea migliore del mondo, l'implementazione più azzeccata dell'intelligenza artificiale, ma può darsi che la società non sia pronta, almeno nella dimensione aperta di internet, a confrontarsi. Esatto. Certo. Quindi questa è un'indicazione che mi sento sicuramente di condividere con voi e con chi ci ascolta. Da imprenditore o manager, posso preventivamente convocare l'authority per verificare se nella mia applicazione c'è qualche rischio di questo tipo? C'è uno strumento che avete messo a disposizione, oppure devo fare la mia trafila con le società di consulenza? Diciamo che la nuova disciplina europea ha spostato un po' l'asse. Prima si veniva qui, si chiedeva un parere preventivo e poi ci si muoveva. Oggi c'è questo principio europeo, non solo della privacy, dell'accountability, per cui di fatto la responsabilità si sposta in prima battuta sull'impresa. È l'impresa che al suo interno deve avere questo DPO, questo Data Protection Officer, fare le sue valutazioni e eventualmente venire qui con la valutazione. Ovviamente l'autorità ha un ufficio di relazioni con il pubblico che parla anche con le imprese, quindi se uno ha il macro dubbio, non quello specifico, posso fare questa cosa, ovviamente può porlo all'autorità. Bene, molto interessante, Guido. Devo dire che insomma abbiamo in pochi minuti raccontato un sacco di robe che se io fossi un imprenditore mi sarei appuntato puntualmente. Intanto si vede che Guido c'ha il podcast, Giacinto, c'è un ritmo incredibile, fantastico. Noi chiaramente sappilo che da questo momento rientrerai nel nostro ecosistema dei contenuti, quindi mi raccomando a renderti disponibile. Lo hai fatto sin da subito, quindi non ho dubbi che tu possa continuare a farlo. Per chi fosse interessato a approfondire questi ed altri argomenti sull'intelligenza artificiale, spiegata semplice, abbiamo lanciato dal 7 settembre la AI Academy, che è un percorso gratuito di apprendimento e di ispirazione per imprenditori e manager. Basta andare su iaspiegatasemplice.it, lì ci sta un bel pulsantone, iscriviti gratis, lasci qualche dato, c'è l'informativa sulla privacy, abbiamo informato, e quello è importante per restare e continuare ad essere in contatto con il mondo che innova. Stasera, lunedì, avremo l'incontro tra poco più di... stiamo registrando alle 16, alle 17.30 con Emanuela Girardi, che è stata esperta del Ministero dello Sviluppo Economico, con cui guarderemo proprio la strategia italiana per l'intelligenza artificiale, dove c'è anche molto del vostro lavoro che avete fatto, Guido, in tema della centralità dell'uomo come, diciamo, obiettivo finale di questa bella strategia. Noi ti ringraziamo ulteriormente e ci vediamo presto sui nostri contenuti. E buona intelligenza artificiale anche a te. Grazie Guido. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao.